non sono tra di noi. Allora, un giorno io ho sentito l'intervista di quei, chiamiamoli veggenti, i sei veggenti di Medjugorje, i quali, tre se non sbaglio, hanno detto che la Vergine Maria li ha presi fisicamente e li ha portati in paradiso, in purgatorio e nell'inferno. Dice solo. E mi ha sconvolto una cosa simile per sentire, ah, però l'hanno detto loro, allora è vero, Maria Santissima qui e là. Poi, ascoltando le tue interviste, le tue pubblicazioni, consultandole, eccetera, mi si è accesa una lampadina. Dico, ma a Medjugorje chi sta facendo sto casino qui, che si presentano con una puntualità da orologi svizzeri, da 6 anni e più, eccetera, ma questi sono Elohim. Punto, fine del mio pensiero inquietante. Diciamo questo. Io anni fa mi sono occupato un po' di Fatima. E per limitarmi a Medjugorje, ma sì, in effetti sì. Cosa si è devo dire che la questione di Fatima è impressionante da questo punto di vista, cioè nel senso che allora la figura che è stata disegnata dai fanciulli all'inizio, prima che la Chiesa ne prendesse il controllo, è totalmente diversa da quella che conosciamo. Era una robina alta 1,20 m con una tuta aderente, un mantello e una sfera in mano. Cioè la Madonna non c'entra nulla. La famosa danza del sole, basta leggere le interviste lasciate anche dai docenti universitari che erano presenti nella cueva dei Ria, tipo per esempio un docente universitario di Coimbra, il sole era fermo, tranquillo, sopra le nubi, era un disco metallico che si muoveva sotto le nubi. Il sole non c'entra assolutamente nulla. E tra l'altro è stato visto soltanto da quei 70.000 che erano nella cueva di Ria. Quelli che erano fuori non hanno mica visto niente. Cioè, è una storia completamente diversa, ma proprio completamente. Bisogna leggere tutta la documentazione spagnola, che in Italia non è così diffusa, perché. Dunque, no, dov'era l'altra mano alzata? Ah, qui. Durante i tuoi studi e le tue ricerche, avendo attinto anche a diversi testi, hai trovato qualcosa inerente al mito di Atlantide? E se sì, potresti indicarci che cosa? Dunque, no, qui no. Okay. Il mito di Atlantide, cioè insomma, il racconto di Atlantide parte ovviamente dal Crizia, insomma, dal Crizia del Timeo di Platone, che dice di averlo saputo da Solone, che l'hanno saputo dai sacerdoti egizi della città di Sais, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa, come dire, sulla quale non so esprimere un parere preciso. Pensiamo che Aristotele, il più importante discepolo di Platone, diceva che Atlantide è stata fatta scomparire dallo stesso che l'ha sognata. Cioè Aristotele dice Platone si è inventato tutto. Una delle cose che non, perché il mito di Atlantide poi è diventato veramente un mito, nel senso perché poi sugli Atlantidei si inventa di tutto. La cosa che stranamente quelli che parlano di Atlantide non ricordano mai, io l'ho scritta su Facebook qualche settimana fa, è che lo stesso nel capitolo 3 del Timeo, Platone dice chiaramente che la civiltà di Atene era di gran lunga superiore a quella di Atlantide e che quando gli Atlantidei con la sopraffazione e la violenza hanno cercato di conquistare le coste orientali del Mediterraneo sono stati sconfitti militarmente dagli ateniesi. E allora, cioè tutta questa grande civiltà, Atene era superiore, sempre a Platone. Quindi se è vero ciò che dice Platone, è anche vero che dice che gli ateniesi hanno sconfitto definitivamente gli Atlantidei. Cioè per cui anche lì bisogna, non lo so bene come sia, cioè probabilmente c'era magari una civiltà, questo tra l'altro se così fosse darebbe credito a quelle dottrine che pongono Atlantide all'interno del Mediterraneo. Infatti, perché invece perché allora Atlantide, se fossero una potenza che era all'interno del Mediterraneo, diventa spiegabile che abbiano cercato di conquistarsi la parte orientale del Mediterraneo e che siano stati fermati.
però dobbiamo prendere atto che era una civiltà locale di quelle che è stata sconfitta da una civiltà che le era militarmente superiore. Quindi non inventerei grandi cose, solo questo. Se invece Atlantide la collochiamo nell'Oceano Atlantico attuale, allora tutto un altro discorso. Allora è tutto un altro discorso, però allora verrebbe fuori che comunque, ecco esattamente, verrebbe fuori che gli ateniesi hanno vinto contro quelli là dell'Oceano Atlantico. Per cui cioè, o Platone lo prendiamo in toto, e allora prendendolo in toto leggiamo che gli ateniesi hanno sconfitto gli atlantidei, perché se ne prendiamo soltanto una parte facciamo un po' come spesso si fa con la Bibbia, dove si dice in sostanza le cose che corrispondono alla dottrina va benissimo prenderle alla lettera, quelle che non corrispondono sono allegorie o metafore, io faccio finta di prendere tutta la lettera. Ma cappuccino e brioche no? Alle 7 c'è curiosità. Qual è? Dunque, allora, non è uno scherzo. Io a Olbia a giugno ho cominciato alle 8 di sera, ho finito alle 6 del mattino, alle 6 e mezza avevo il check-in, altrimenti non finivo. Ecco, vedi, allora hai curiosito, qual è la sua convinzione sui miracoli? Allora, che esistano degli eventi straordinari è fuori di dubbio. Se io fossi al posto della Chiesa, ogni 25 anni farei riesaminare tutto ciò che è stato dichiarato miracoloso precedentemente. Diciamo ogni 25 anni, 30 anni. Se per esempio si facesse così con i miracoli di Lourdes, mi pare che circa il 40% dei miracoli adesso non sarebbero più definiti miracoli, perché la scienza li sa spiegare. Questo è un primo discorso, diciamo così, di correttezza. No? Ok, quella roba là allora non la sapevano spiegare, andiamo avanti e ristudiamola e vediamo se adesso la sapremo spiegare. Ma c'è secondo me un concetto di fondo che è sbagliato. Allora, noi assistiamo ad un evento straordinario, cioè una persona che si alza da una carrozzina, no? Affetta da sclerosi multipla, eccetera. Benissimo. Quello è un dato di fatto. Non sappiamo come ha agito la natura e diciamo, dunque, non ha agito la natura. Ma sappiamo come ha agito il soprannaturale? No. Perché diciamo ha agito il soprannaturale? Dovremmo dire non sappiamo, punto. Ma il contesto, allora ripeto, il contesto c'era anche, esattamente, e se si seguono ad esempio gli studi del dottor Colaianni, spiega benissimo il contesto. Il contesto ad esempio che c'era con la preparazione che si faceva ad Epidauro, dove Esculapio o Asclepio guariva esattamente come guarisce la Madonna di Lourdes, la Madonna di Medjugorje, oppure il contesto che i greci preparavano nel Necromanteion, dove si facevano avvenire tutta una serie di cose. Quindi il contesto è fondamentale per quegli eventi lì. Il problema è dire è stato il soprannaturale, cioè se noi non sappiamo come ha agito la natura e diciamo, invece di dire non sappiamo, diciamo non è stata la natura, già questa è un'affermazione sbagliata, dovremmo dire non sappiamo, al tempo stesso diciamo non sappiamo come ha agito il soprannaturale, ma diciamo che ha agito il soprannaturale. È un comportamento che non segue la stessa logica, ha una contraddizione intrinseca, insanabile. Se non sappiamo, non sappiamo, e dobbiamo dire ok, prendiamo atto di quell'evento, sospendiamo il giudizio. Dovremmo dire ha agito quella parte della natura che ancora non conosciamo. Perché questo è. Ma comunque, siccome non sappiamo, non sappiamo. Ok. Prego. C'era anche quella signora. C'era anche la signora. Sì. Dimmi tu chi ci c'era prima. La prima e poi la signora. Ok. C'è questa teoria delle cinque lingue sacre, non so se è conosciuta. Cinque lingue che sarebbero l'egiziano, il sanscrito, il tibetano, l'arabo e l'ebraico, no? Considerate tali perché permettono la comunicazione con il divino, che a questo punto, in questa serata, si ridimensiona a altre cose, diciamo, no? E non ci sei mai interessato a questa ampiezza del problema? Dove succedono miracoli
in svariate... Se la Bibbia non è un libro sacro, lei pensi cosa posso pensare della lingua ebraica? La lingua ebraica è l'evoluzione di un dialetto cananaico sudfenicio. Non è una lingua piovuta dal cielo, è l'elaborazione di un dialetto sudfenicio. Quando si sono divisi due regni dopo Salomone, tra il regno di Giuda e il regno di Israele al nord, dicono gli studiosi di filologia semitica come il professor Garbini, ordinario alla Sapienza di Roma, membro dell'Accademia dei Lincei, che nel regno del nord non parlavano neanche l'ebraico, parlavano quel dialetto sudfenicio. Cioè io leggo che all'ebraico si fa dire di tutto. L'ebraico è una derivazione dei geroglifici egizi. Nell'ebraico c'è la forma delle molecole degli aminoacidi. Nell'ebraico ci sono le rune. Cioè tutti ci vedono tutto ciò che vogliono. Salvo vedere l'evoluzione della lingua ebraica con i proto-alfabeti ebraici nei siti di Tel Satia del X secolo avanti Cristo, come evoluzione di un dialetto sudfenicio, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, allora, nel momento in cui si stabilisce che la Bibbia è il libro dei libri, alla Bibbia si fa dire tutto. E di conseguenza all'ebraico si tenta di far dire di tutto. Io non ci riesco, poi magari hanno ragione loro, però mi ha chiesto un parere e glielo do. È arrivato 12.000 anni fa, eh? Sì. Buonasera, Sandrino. Senta, io è la prima volta che vengo ad ascoltare una sua conferenza e devo dire sono ignorante, no? Però molto, molto curiosa. Mi ha colpito appunto questo tema di questa sera. Io naturalmente vengo da una formazione cattolica cristiana dove c'è un Dio, dove c'è un Gesù che dobbiamo prendere esempio, no? Infatti lui dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a modificarla. Di fronte a questo evento, no? di questa situazione, io è una domanda molto semplice e banale. Mi chiedo una sua impressione, ma il senso della nostra esistenza, cioè secondo lei, cioè, il senso e lo scopo della nostra esistenza a questo punto quale può essere? Ma così è una riflessione, non vuole essere una, perché ho sentito parlare di Elohim, però questo allora c'è tutta una, come dire, una struttura, no? Ma così mi piacerebbe capire, sentire così un'impressione, qual è il senso. Le dico che cosa penso di me. Di me, non dell'uomo, di me. Io penso di essere una macchina biologica che a un certo punto smetterà di funzionare. Punto. Nel frattempo cerco di funzionare al meglio. Se c'è un messaggio evangelico che mi piace tantissimo è la parabola dei talenti. Cioè chi ha un talento deve svilupparlo al massimo per il bene suo e per, se possibile, il bene degli altri, qualora possa essere un bene per gli altri, non lo so. Di quello che viene dopo. Io ho studiato l'ebraico alla comunità ebraica qui. E ebrei praticanti qui nella comunità ebraica mi dicevano: noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché non ce n'ha mai parlato. E mi dicevano, quindi, il premio per essere stato un uomo giusto alla fine della vita è essere stato un uomo giusto, punto. Dopo, siccome io so che io non avrò risposte per il dopo, io non me ne occupo perché ho già talmente poco tempo per dedicarmi alle cose sulle quali magari qualche piccola risposta posso avere, non mi dedico ai temi su cui so che io non avrò mai risposta. Prego.